Scusi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, posso chiedere a lei? Certo. Senta, ho visto il cartello, vendesi terreno? Sì, sì, sì. Tutta questa parte di terra è tutta in vendita. Di qui fino ad arrivare praticamente sotto quelle casette, vede tutto il vigneto anche. Da quella parte abbiamo l'agrumeto fino sotto la collina. Questo tutto terreno in vendita. Vabbè, volendo comprarne di meno, diciamo, è possibile. Siccome noi ci siamo resi conto che è troppo, in realtà potremmo anche venderle in lotti. Beh. Lei quanto ne vuole? No, giusto devo riempire questo secchio. Ho preso dei fiorellini, no? Ma mi stanno morendo. E quindi ho pensato, da qua poi non è che dice fino. Questo non so se. Secondo me da là è pure troppo. Cioè no, conviene, se metti di meno, poi metti l'esperienza. E mi conviene mettere almeno fin qua. Senti, comincia avanti in là, capisci, ma te non la tieni da aperto, perché guarda che costo da fare. Eh sì, ma io vedo oltre terreno, la ferrovia, sta il terreno libero. No, non c'è nessun cartello, vendisi qua. Beh, perché là è libero, a me ti faccio un DR e raccogli tutto il terreno che vuoi. Oppure quei fiorellini sei, come che li mettiamo sopra la tomba tua, che quella è la fica che devono fare. A me che mi dici tu non vai per piacere, ma la pensate una stampa che ne deve retrovire, Antonella, tua figlia è in ospedale. Come in ospedale? Come in ospedale? Come? Senti. Mamma, sono in ospedale. A te! Sono 3 mesi che fai la dottoressa. La smetti di lasciarmi questo messaggio ogni volta che vai sul posto di lavoro? Eh? Lo fai spiegare le gocce. Sgraziate. Salve. Senta, devo rifare la carta d'identità. Perfetto, ha portato la vecchia? Sì. La no. E dai, ti stai. Ma no. Salve signora. La carta. Questa è una carta buona, tranquillissima. No. La carta. Ah, la carta la carta tua. Grazie. Bellissimo. E l'hai già detto, non è che Angolo. Amore? Sì. Voglio renderti felice. Sì. Segnati l'IBAN. Scrivi. IT. Aspetta. IT. 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 Y. Non si sbaglia, Vabbè, vai piano, ancora sbagli e poi rimani male. No. 010. Sì. 030. Sì. Sai che bello qua, Bellissimo. Qui ci vengo spesso, mi rilasso, sto tranquillo, sereno, stacco da lavoro. Lo so. Se avessi io un lavoro, sarei anch'io più sereno. C'è un sacco di opportunità, eh. Lo so. Adesso ce n'è proprio una che un amico mio sta creando. Tu lo conosci il franchising? Me la cavo meglio con l'inglising, dire la verità. Anche un po' di spagnoling. Tedescaising. Un bicchiere di amaro. Subito. Molto dopo. Un bicchiere di amaro. Che caburisso, so.
balbuziente. Scusi, non immaginavo. Sì, figuri. Grazie. Buongiorno, il mio amico Matteo, sempre bello, elegante, fresco, frizzante, simpatico, mi prepari un espressino molto cremoso con del cacao come solo tu sai fare, grazie. Subito, Ivana, l'espressino per te arriva velocissimamente, non hai idea, quando arrivi tu subito si ferma il mondo, si ferma. Lo vedi che prima mi sei pigliato professo? Non è che prima stava a pigliare professo a te. Camo? Sto capigliando professo a Ken.